Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Adesso andiamo a vedere come fare questo pane di semola con la farina del mulino Rieper dell'Alto Adige. È molto buona. Bene, seguitemi. Ecco qua la farina del mulino dell'Alto Adige, si trova vicino Bolzano. L'ho comprata, me l'ha presa mio nipote che è andato a fare una settimana bianca. Non è che sto facendo pubblicità perché non me l'hanno regalata assolutamente, tutti i miei prodotti li compro e li pago. Come vedete ha un colore stupendo questa semola, bello giallo, bellissimo. Ci ho aggiunto solo un po' di farina zero, sempre della Rieper. Bene, adesso aggiungo l'acqua intorno a 340 grammi di acqua, presso poco, ce l'aggiungo piano piano. Ho preparato il prefermento l'ho preparato ieri sera perché mi serviva anche per un'altra ricetta per il pane di segale. Vi metto il link in alto che mi è venuto molto bene e quindi ne ho usato un po' per questo pane e un po' per il pane di segale. Ok, faccio riposare la farina in autolisi una mezz'oretta, dopodiché aggiungo il prefermento e poi andrò a far girare con la planetaria. Ecco qua, ci aggiungo un cucchiaino di malto e poi dopo aggiungerò anche il sale, soltanto un cucchiaino, eccolo qua. Faccio girare un pochino, una decina di minuti. Bene, una volta ben amalgamato l'impasto, faccio un primo giro di pieghe direttamente dentro la ciotola, così lo faccio rilassare 10-15 minuti e poi lo trasferisco in quest'altra ciotola appena appena oleata. Eccolo qua. E qui. Passati 15 minuti, faccio un altro giro di pieghe direttamente nella ciotola. È una ricetta molto semplice, ne ho fatte già di altre simili. Sto facendo questo impasto la mattina, così poi la sera, direttamente in giornata, potrò infornare. Bene, passata mezz'ora, farò di nuovo un altro giro di pieghe. Vedete l'impasto? Come si presenta già bene, sta prendendo corpo, il glutine è ben sviluppato. Poi vado a coprire e metto la pellicola perché ci sono dei forellini di lato e deve essere ben coperto e lo faccio riposare dentro il forno con la lucina accesa e questo è il risultato dopo all'incirca 5 ore. Calcolate che siamo in inverno. Però volevo dirvi, come ogni tanto ripeto, di non prendere alla lettera i tempi, quindi ho detto 5 ore, ma dipende dalle temperature, dalla stagione, quindi sono 5 ore come potrebbero essere 4 o se non 6, no? Quindi non mi prendete alla lettera perché vedo dalle vostre domande che mi fate, non deve essere preciso. Precisa questa indicazione. Bene, ho messo sul piano di lavoro, ho spolverizzato di semola e vado a fare un primo giro di pieghe in questo modo e poi coprirò con una ciotola e lascio una mezz'oretta.
Bene, dopo mezz'ora faccio un altro giro di pieghe. Qui ho accelerato un po' il video, così per non annoiarvi più di tanto. Quindi un altro giro, le solite pieghe a tre. Dopodiché faccio riposare ancora e poi vado a formare il filone o la pagnotta, quello che volete. Bene, approfitto di questo vuoto per ringraziarvi amici perché abbiamo superato i 3.000 iscritti e questo mi fa molto ma molto piacere. Ringrazio anche Rosa perché sul gruppo Nuvola Un amore di pasta madre mi fa tanta pubblicità e quindi la ringrazio per questo. Bene, ora passato il tempo, vado a formare un filone o se volete anche una pagnotta. Ok, chiudo in questo modo. Chiudo i lembi al centro, così. Poi ho preparato già la carta forno con un po' di semola, lo metto con la chiusura girata in sotto in modo che poi con la carta forno lo sollevo e lo metto direttamente sulla placca calda del forno. Ok, ora lo lascio lievitare ancora, questa è la seconda lievitazione, ma non credo che ci vorrà molto perché avete visto è bello, bello pimpante l'impasto, c'erano anche delle bolle. Quindi lo copro, spolvero con altra semola e lo copro e lo lascio nel forno con la lucina accesa a lievitare 2-3 ore. Vediamo il tempo che ci vuole, vediamo poi con l'occhio. Ok, quindi lasciamo lievitare così posso infornare di sera con la fascia bassa di energia elettrica dopo le 7. Eccolo qua, io direi che è pronto. E nel frattempo intanto il forno l'ho acceso, è andato a temperatura, faccio la prova a dito, come vedete ritorna lentamente su, quindi bisogna infornare subito altrimenti va oltre. La cottura come al solito vi ho detto io qui sollevo, metto sulla placca calda che già ho in forno, non uso la refrattaria con la placca già caldissima, è la stessa cosa. Ho messo il pentolino e la cottura, ho messo il termometro a 45, cioè l'orologio a 45 minuti. Eccolo qua, ho abbassato dopo 20 minuti di cottura, ho tolto il pentolino e ho abbassato leggermente a 220 e gli ultimi 15 minuti a spiffero intorno ai 200 gradi. Come vedete non si è, il taglio non ho affondato tanto, quindi non c'è stata quell'esplosione che di solito dovrebbe starci, ma è venuto molto bene. Avete visto nell'altra foto anche il pane di segale che ho cotto insieme a questo. Come vedete è riuscito molto bene, ha un bel colore, questa semola dà ottimi risultati. Bene amici, grazie della visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!